have you all the time. Seconda serata del secondo weekend, ottava edizione del Roots, Roots and Blues Food Festival. È una serata a tutti gli effetti italo-americana. Italo-americana perché l'ospite d'eccezione ritorna ancora da noi, prima volta nel 2007. In quel periodo era accompagnato da Ben Hernandez, lasciò veramente tutti stupiti, un grandissimo concerto di questo duo americano. Invece quest'oggi, proprio per il concetto di italo-americano, è accompagnato da un altro grande amico del Ruzzo e ritorna anche lui, Franco Limido, ricordate Family Style e non solo. Grazie Franco per essere qui con noi, grazie anche a Nathan. Welcome to Nathan Rootsway again. Yeah, it's good to be back here. Ne approfittiamo di Franco ovviamente anche per farvi vivere direttamente dall'italiano la traduzione in inglese, così per darvi in diretta la voce di Nathan. A Nathan è la prima domanda. Allora, intanto Ben Hernandez come sta a questo punto? Quindi sentiamo un po' da lui, il nostro amico Ben Hernandez. Yeah. How's Ben Hernandez so far? I mean, are you still in touch? I mean, since you played Rootsway years back, or? No, I don't talk to him that much, but I think he did just do a gig after not playing since last September. We did one gig, but I think he just did a gig with Junior Watson and his old friend Tom Harkenrider. But yeah, he's not playing music anymore. Vogliamo tradurre per i nostri. Allora, Ben Hernandez diciamo smesso di fare musica professionalmente da un po', dall'ultimo loro set nel 2007 al Rootsway. L'ha rivisto ultimamente, che è tornato nella zona di San Diego, dove in Southern California, dove abita Nathan. Hanno fatto un paio di gig insieme, però così, come una specie di reunion. Ultimamente però è concentrato su altre cose. A questo proposito, per te invece Franco, visto che rimaniamo un po' e con i Family Style la situazione è un po', no? che non vi sentiamo. Sì, allora un po' così, diciamo, ci sono stati un pochino di problemi familiari purtroppo che hanno forzato uno stop molto per me, però siamo comunque sempre diciamo attivi. Abbiamo accompagnato il grandissimo James Harman, con cui Nathan suona da anni, certo, lo scorso novembre, e sicuramente torneremo in pista appena possibile. A proposito di James Harman, il grande James Harman, che ha un po' lanciato Nathan, no? Che aveva 19 anni quando cominciò, esatto, appunto a solcare i palchi insieme a James Harman. Ecco, cos'è cambiato per Nathan da quel momento ad oggi, dove insomma il suo blues è un attimino differente quando si esibisce in solo? Yeah. They want to know what has actually changed, you know, since you started as a young kid with James Harman, you know, when you joined James Harman's band because you were 19 years old. Now how your personal kind of blues has evolved in all these years. Oh, my. You know, yeah, my style. Your style. Because it's different to what you used to play as a side man for in the James Harman band to your stuff now, especially with the new album that you got out. Well, yeah, I went from having the duo with Ben Hernandez, and then from that I went to having a trio, a full band, but also playing solo and still with James Harman some. But yeah, I've kind of evolved from the country blues style to like an amplified with my band. And I have I signed to Delta Groove Records last December and have a new CD out on Delta Groove titled What You Make of It. And then I'm still touring around solo and is meeting up as a duo with Franco for this part of the tour right now. Tanto facciamo questa traduzione così. Dopo, diciamo, essere passato dalla James Harman Band, aver avuto un duo che era principalmente più, diciamo, di country blues acustico con Ben Hernandez, il suo stile si è evoluto su un versante, diciamo, più elettrico, prima come solo in versione particolare anche con la Stomp Box che usa, che vedrete anche stasera a Rootsway. Cioè. E poi ultimamente con il suo trio che si chiamano Nathan James and the Rhythm Scratchers, dove quest'anno hanno avuto diciamo il piacere di essere diciamo stati scritturati dalla Delta Groove Production di Hollywood, California, e stanno lanciando questo nuovo album uscito da qualche mese che si chiama What You Make of It, e sono in tour
sia negli Stati Uniti che in Europa, sì. E poi nel frattempo sono 3 anni ormai che abbiamo questo progetto in duo insieme per suonare qua un po' in Europa. Ecco, a proposito, Franco, di questo vostro progetto, no? Definito Juke Joint Blues, humor, quindi intrattenimento, sì. Ecco, da cosa è nato? Questa, c'è stata un'idea così istintiva, oppure è stata pensata? No, guarda, è stato veramente molto spontaneo. Io sono fan di Nathan fin da quando appunto è uscito il suo primo disco per la Pacific Blues, This Road Is Mine, prodotto da James Harmon, e ho sempre ammirato il lavoro che ha fatto in duo. Grazie a un amico che abbiamo in comune in Danimarca, un grande armonicista, un grande band leader e produttore, anche si chiama Peter Nande, abbiamo avuto l'occasione di, diciamo, essere messi in contatto ed è stato molto proprio spontaneo, avevamo un po' tante idee in comune e ci siamo trovati bene da subito. E Nathan cosa pensa di questo? They just asked me, I mean, about our special Italo California flavor duo, and I told them what I think about it, so what do you actually think about it? Well, I mean, yeah, it's great. It's kind of just a spontaneous thing that we just play what comes to mind. And I do a few of my songs off my new CD that I do with the Rhythm Scratchers, and Franco backs me up. And then I back him up on some of his songs that that he's written recently. I think kind of since the last time we played, you have a couple new songs that I don't know if you if they were family style songs or not. No, actually, anche lui pensa che è molto bello, molto spontaneo, così la cosa è che lui suona delle nuove canzoni dal suo album, che sono delle originali, dove io lo accompagno un po' più a modo mio, diciamo, e poi reinterpretiamo delle mie canzoni di family style e anche delle nuove che abbiamo un po' delle liriche che ho scritto io che abbiamo arrangiato insieme l'anno scorso nel nostro tour europeo tra aprile e maggio e ci divertiamo. Ultima domanda, una domanda diciamo un po' profonda, nel senso un po' culturale, la faccio ad entrambi così dopo anche tu la puoi. Nelle altre interviste che abbiamo fatto con gli artisti, quando si parla di blues si entra un po' non tanto nella musica ma si cerca di entrare nella cultura. Marino Grandi dice il blues va vissuto, non solo Marino ma anche altri, cioè va proprio vissuto perché è un modo di vita, è un modo... come si vive con un californiano e come vive un italiano il blues? Quindi tu prima la risposta e poi la traduce Nathan, sentiamo, perché dalla California effettivamente non è proprio la terra del blues. Certo, certo, ma sai, io penso James Cotton, you know, diceva sempre everybody's got the blues, quindi il blues è veramente universale, cioè magari cambiano le culture, cambiano le lingue, ma c'è quell'aspetto proprio interiore dei sentimenti, no, che si vivono con il blues, che è veramente una cosa universale, io penso. E a mio parere viene molto anche dall'ascolto, diciamo, delle radici, l'ascolto della musica, l'ascolto di questo fenomeno culturale delle radici. Chi, diciamo, viene dall'ascolto, insomma, più che altro di cercare di andare a fondo in queste radici, ci si trova sempre bene o male. Approfondimento, diciamo, assoluto. Assolutamente, assolutamente. Nathan? How do you...
actually under a cultural expert, you know, how do you live the blues? What do you think about, you know, it's not just music. Oh, how do you live the blues? Well, it's kind of a broad question. I mean, it's I'd have to think about that. I mean, it's there's so many answers for that. I mean, obviously I'm not born in the traditional blues culture. But it is very much an American culture that, you know, my grandmother was a professional country singer in the 50s. And, you know, it's just kind of blues is kind of in like country in a way. It's music about everyday life. So, and it could be as deep as you know, having problems with your women or money. Or it could be just emotional things inside. Or it could be world problems or, you know, just expressing yourself, the highs and lows of everything. It's a folk music, like country music is, and American, any kind of American roots music. So. Infatti interessante, adesso abbiamo anche un po' capito. Tutto quello dice prima, vedi, dice, sai, una quest- certo. È una, sarebbe una risposta a una domanda... È un po' articolata. Un po' articolata, certo. Così, però dice, anche lui dice, non è proprio nelle mie radici, nel senso che lui nasce da un paesino della California, quindi non è da dove il blues è nato, però dice, il blues fa parte della tradizione della musica americana, delle del radici, folk, certo. Del folk, lui la considera musica appunto folk, che tratta della vita di tutti i giorni. E può essere dei, diciamo, problemi sentimentali che uno può avere con le donne, certo. Storie soldi, vissute, storie no? Vissute, certo. Da anche problemi di, su scala mondiale, così, però appunto c'è quel, anche lui pensa ci sia qualcosa, diciamo, a livello interiore comune, proprio tutti gli uomini e le donne nel mondo. Avevo detto l'ultimo, invece no, l'ultimissimo, una curiosità, è una curiosità. Decidete voi chi dei due deve rispondere, o se no, se vuoi che risponda a lui, devi farci. Ok. Il prossimo progetto di Nathan James e Franco Limido, discografico, c'è qualcosa che bolle in pentola? Non ditemi di no, non ditemi di no. We have actually a recording plan together. Who wants to answer? And he said, who wants to answer? You know, I'll do it, I'll take it. Abbiamo delle ottime registrazioni fatte durante il nostro tour di 20 giorni del 2011 tra Italia, Svizzera, Belgio ed Olanda, a cui Nathan sta lavorando. Chiaramente il tempo che ha dovuto metterci per finire il suo album per la Delta Groove non ha potuto far sì che l'avessimo al momento, però abbiamo delle sorprese. Speriamo di darvene anche noi questa sera con delle altre ulteriori registrazioni, così magari non si sa mai che esca qualcosa dal Ruzzo, certo. E come è già successo con altri grandi artisti. In bocca al lupo ragazzi per il grazie. Concerto di stasera. Grazie Ruzzo. Grazie a voi. You know she really blow my mind. She's just really on the ball. Well now, come here baby, won't you be my all in all?